Sarà un museo completamente immersivo e interattivo, ma sarà anche completamente accessibile e inclusivo per le persone diversamente abili. Un progetto voluto dall'amministrazione comunale che ha vinto anche il bando della Regione Marche per la riqualificazione delle sedi, dei luoghi per l'accesso turistico e per la promozione turistica. Un progetto da 1 milione di euro, di cui oltre 640.000 finanziati dalla Regione e la restante parte dal Comune di Pergola. Un progetto che sposa la storia con la tecnologia per raccontare in maniera emozionante un viaggio lungo oltre 2000 anni. Stiamo cercando di fare al meglio per, diciamo, avanzare. Al meglio, ripeto, anche a livello amministrativo, per risolvere anche dei problemi e trovare delle soluzioni di valorizzazione che aiutino il pubblico ad arrivare con semplicità ai capolavori che conservano i nostri musei all'interno di un importante concetto che è quello del sistema museale nazionale. Io ricordo quando 2 anni fa abbiamo fatto proprio qui a Pergola un sopralluogo con il direttore generale dei musei, Massimo Sanna, e proprio in quel contesto abbiamo cominciato a parlare, a ripensare proprio a questo, cioè come diciamo, valorizzare al meglio questo gruppo in questo meraviglioso sito che è Pergola. 9 quintali di oro e di bronzo forgiati ormai 2000 anni fa per dare vita all'unico complesso bronzo equestre d'epoca romana esistente al mondo. Come dicevamo, tecnologia, storia, arte e cultura con nuove sale immersive, LED wall, touchscreen, sistemi multimediali per accompagnare il visitatore del museo lungo tutte le sezioni museali. Abbiamo infatti la sezione archeologica che ospita i bronzi dorati, ma abbiamo anche una sezione numismatica, abbiamo una sezione che a sua volta ospita tele e sculture lignee datate tra il XV e il XVIII secolo, ma anche una sezione risorgimentale, perché ricordiamolo, Pergola è medaglia d'oro al Risorgimento, e poi una sezione di arte contemporanea con le opere del maestro Walter Valentini. I pilastri della nostra amministrazione erano lo sviluppo turistico della città e le grandi opere. In questo progetto raccogliamo tutti e due, quindi lo sviluppo puntare nello sviluppo turistico di Pergola e fare grandi opere. La scelta era stata chiara, avevamo già indicato un assessorato alle grandi opere come questa che ho delegato all'onorevole Antonio Baldelli, nonché vice sindaco, quindi assessorato alle grandi opere. Opere come queste che guardano al futuro di Pergola.